Andiamo al toro, luna invece è bellissima per quanto vi riguarda, nell'amico segno del Capricorno, una giornata ideale per chi deve spostarsi, per chi deve viaggiare, una giornata ideale anche per chi deve riprendere un po' in mano le redini del lavoro, no? Per chi ritorna anche da un'assenza, dopo una vacanza, per chi ritorna un periodo in cui ha dovuto più che altro gestire la normale amministrazione. Questa è una luna che invece è propositiva, che vi fa vedere oltre, che vi fa programmare, che vi fa avere voglia anche di affrontare una nuova esperienza personale, lavorativa e perché no sentimentale. Andiamo al segno dei gemelli.